5 maggio, seconda giornata di Civil Week, ci troviamo oggi in un bellissimo spazio nella zona di Gorla, che sono gli Orti Vi Prego, che quindi comprendono Villa San Giovanni, Gorla e Precotto, e siamo qui con Patrizia Pandolfini dell'associazione Sanità. Ci parli un po' di questo spazio, della storia di questo spazio, degli orti. Sì, allora, questo spazio è stato inaugurato l'anno scorso il 5 giugno, quindi ha meno di un anno adesso. Era un luogo abbandonato, una discarica, in poche parole, perché veniva buttato dentro tutto quello che probabilmente non serviva in giro. Quindi abbiamo ripulito, grazie ai volontari. Qua dentro ci sono circa una decina di associazioni, quindi noi Sinità, l'associazione Vi Prego, quindi Villa Precotto Gorla, l'associazione Gorla Domani, due associazioni genitori, la scuola Crespi e la scuola dei bambini speciali, che adesso non mi viene il nome. Spero di non aver dimenticato qualcuno, perché appunto sono tanti e siamo qui da meno di un anno. E quindi questo orto nasce grazie al lavoro di volontariato delle associazioni, che è stato prima la pulizia, poi realizzare cassoni a mano, le piante e tutto il resto, quindi man mano. Noi l'abbiamo utilizzato anche d'inverno, sono io quella che si occupa delle piante e dei cassoni. Abbiamo voluto che continuasse a vivere, quindi non solo coltivazioni estive, ma anche invernali, broccoli, cavoli, verda, rape e quant'altro. Adesso abbiamo già rimesso quelle primaverili, quindi leguminose e i primi abbozzi di pomodoro andando verso l'estate. Detto questo spazio è un orto, ma non è solo orto, è anche un giardino, infatti abbiamo fiori, ed è uno spazio che noi dedichiamo anche ad altre iniziative. Quindi lavori, laboratori con i bambini, abbiamo fatto laboratorio di maglia, di cucito, incontri più letterari con appunto lettura di libri, presentazioni di libri, presentazioni di poesie, abbiamo fatto spettacoli, quindi deve essere una cosa che amalgami e che unisca insieme varie realtà, dai bambini all'anziano. D'estate rimaniamo aperti e quindi abbiamo organizzato questa sorta di aperitivo, tra virgolette, la domenica sera, che è rivolto soprattutto agli anziani che restano in città. Infatti luglio e agosto avevamo il pieno di signore e signori che magari erano qui da soli, e per quel paio d'ore comunque si stava insieme, noi portavamo da bere, facevamo le insalate con le cose dell'orto. Poi naturalmente, siccome siamo tutti volontari, i soldi sono nostri, ogni tanto abbiamo la necessità di autofinanziarci. Quindi abbiamo fatto, non so, la festa della zucca per Halloween, la festa del pesto, varie cose a tema, giusto per poi appunto ridare alla popolazione dei quartieri quello che è il nostro lavoro, quindi la raccolta di verdura, frutta, pomodori, eccetera, e averne in cambio, come dire, un po' di finanziamento per poter andare avanti e comprare altra terra, altra verdura, altri semi, le piante, perché adesso vogliamo arrivare agli alberi, quindi pian pianino allargarci e farlo diventare più importante. Nelle associazioni, dimenticavo, fondamentale, che fanno parte di quest'orto, c'è naturalmente Legambiente. Noi siamo un po' gemellati con gli orti di Via Padova, quindi con Franco Beccari. Io vado un po', io e mia sorella andiamo un po' là, loro vengono un po' qua e ci danno una mano. Quindi questo spazio si presta benissimo comunque con la missione anche della Civil Week, dell'idea. Certo, perché proprio prendersi cura. Noi oggi stiamo insegnando ai bambini come fare a prendersi cura, che il significato che può avere la terra per tutti noi. Loro hanno già appreso il concetto di aridità, il concetto di irrigazione, quindi come partire proprio dalle cose piccole con la manciata di acqua dalla mano, come il concetto di spreco. E poi abbiamo fatto fare il percorso sensoriale attraverso quelle che sono
origano, basilico, eccetera, mm-hmm. per il riconoscimento tramite l'odore. Quindi. Sì, 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 sì. E questo per me è prendersi cura, esatto. perché prendersi cura di uno spazio abbandonato è già prendersi cura. Mm-hmm. Riuscire a coinvolgere i bambini e far comprendere dei concetti che sono importanti, ma in modo molto semplice, mm-hmm. è fondamentale. Certo. Perché è da loro che poi partirà. Mm-hmm. Tutta l'idea di prendersi cura del territorio, sì, il futuro persone, sarà loro. Dei quartieri. Esatto. Esatto. Grazie mille, allora la ringrazio tantissimo per questa presentazione di questa iniziativa. Vorrei che si ricordasse che comunque questa iniziativa è un pezzo di una di un grande lavoro fatto tra i quartieri. E dello spazio. La ringrazio ancora, vi invito quindi a seguire tutte le iniziative degli Orti, vi prego, e vi invito anche a continuare a seguirci per seguire tutte le iniziative della Civil Week. Grazie.